momento di tirare fuori gli artigli, di cambiare la storia di questa stagione, di convincersi che sì, la Serie B è una missione possibile. L'andata a Massimino è solo un brutto ricordo, perché questa sera il branco conta 10.000 lupi affamati di gloria. La parola d'ordine è una sola: vincere per continuare a sognare. Amici di Prima TV, buonasera a tutti da Francesco Guarino, stadio Partenio Lombardi di Avellino. È il match di ritorno del secondo turno nazionale playoff campionato Serie C 2023-2024 per la quarta volta in stagione, è Avellino Catania. Tornare a essere lupi, e questo è l'imperativo oggi per i ragazzi di Pazienza, che martedì sera sono tornati in campo dopo 24 lunghissimi giorni di cui hanno sentito il peso nella testa e nelle gambe. Stasera serve una partita di spirito, di passione, di umiltà e sacrificio, ha detto Michele Pazienza in conferenza stampa, e soprattutto serve un solo risultato, l'unico a disposizione dei lupi per continuare l'avventura nei playoff, la vittoria. E allora subito sulle formazioni in campo, con lo spettacolo coreografico della Curva Sud che ha riempito di bandiere bianche e verdi il proprio settore, uno striscione a campeggiare, non vi è sosta se non sulla cima, è un auspicio, è un augurio. Formazioni, Avellino che cambia sistema di gioco, 4-3-1-2, Ghidotti tra i pali, Cancellotti, Rigione, Frascatore, Eliotti via difensiva, De Cristofaro, Armellino, D'Ausilio a centrocampo in mezzala, formazione iper offensiva con Sgarbi alle spalle di Patierno e Gori a disposizione. Pane, Pizzella, Ricciardi, Tito, Palmiero, Varela, Russo, Moulet, Dall'Oglio, Cionek, Marconi, Pezzella, Giano e Rocca. Si va pian piano a dissipare il fumo dei fumogeni, ma la partita inizia. Allora, tutti assieme nel carro armato, tutti assieme alla caccia della qualificazione. All'Avellino serve soltanto una vittoria. Noi. Va lui al traversone sul primo palo, ha segnato il Catania. Ancora Pietro Cianci, gol del Catania al decimo minuto alla prima occasione, e adesso è durissima per l'Avellino. Traversone di Ndoi, lasciato troppo libero di gestire il pallone, di andare al cross, e Cianci di destro sul primo palo ha fatto 1-0 al decimo. Catania avanti, ancora Pietro Cianci. Cicerelli prova ad andare in mezzo e anche a calciare, la vede sbucare forse un pizzico in ritardo, Ghidotti se la cava bene in calcio d'angolo. Altro guizzo del Catania, conclusione dalla lunga distanza di Emanuele Cicerelli. Pallone in cielo, duplice fischio di Bordin di Bassano del Grappa dopo 46 minuti di gioco. La partita di ritorno del secondo turno nazionale playoff Avellino e Catania è 1-0 in favore del Catania. Qualche fischio, poi gli applausi di incoraggiamento, ma sembra quasi un partenio diviso a metà. La spinta della tifoseria di casa doveva concretizzarsi questa rimonta, non ancora, impossibile, si riparte. L'effetto a Sgarbi, D'Ausilio, traversone sul secondo palo, il pallone che resta lì, occhio all'opportunità per l'Avellino, palla sul destro per Liotti, la riapre col destro l'Avellino, la riapre Liotti col piede non suo nel secondo tempo, sono passati 7 minuti, è una nuova partita, c'è ancora speranza, l'Avellino la ripresa con Liotti. Adesso la strada è lunga, ma ci serve solo un gol, ci serve solo un gol! E adesso si deve difendere il Catania. Falso allarme per questa ripartenza, ma adesso l'Avellino ci crede. Russo. Frascatore a spazio, attenzione a Frascatore che può andare al traversone, palla in mezzo verso Patierno con la schiena, Patierno, gol! E gol! E gol! D'Ausilio! 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 Siamo ancora vivi! Siamo ancora vivi! Siamo avanti noi! Al 38esimo Michele D'Ausilio ha segnato al 38esimo del secondo tempo, e 2-1 Avellino! Tutti a raccogliere l'abbraccio, tutti avanti, perché adesso siamo avanti noi.
noi. Era in palla, aveva voglia di fare qualcosa, aveva voglia di scrivere il suo nome sulla storia di questa partita. Ha scaricato di rabbia alle spalle di Furlan, che stavolta non ha potuto fare nulla. E vediamo se adesso perde tempo il Catania, perché ora devono rincorrere loro, perché ora siamo avanti noi. Alla Serie B continua l'Avellino, vince 2-1 in rimonta, il gol al decimo del primo tempo di Cianci, al settimo della ripresa di Liotti col destro, al 38esimo la vibrazione di D'Ausilio che ha fatto esplodere il Partenio Lombardi. L'Avellino vendica l'eliminazione playoff 2000-2001 e mette la parola fine alla stagione del Catania con le unghie e con i denti, con rabbia e sofferenza, sporchi, brutti, cattivi, ma i lupi sono usciti dalla tana e adesso c'è la Final Four, e adesso c'è la Final Four.